vi dicevo, io sono Roberto, sono uno dei volontari del gruppo che si è creato ai Castelli Romani sulle Transition Town. Siamo subito nel centro-sud, è la prima volta che comincia a manifestarsi e diventare effettivamente operativo. Transition stimulates creative juices of people on the streets to get together, build their differences, to make best use of their resources, their energies, their spirits. It's not about trying to change behavior. It's about setting in place structures which can be available when needed. When there's the perceived need for them, they're there. For me, transition is moving towards an economy where everyone has a value, everyone has a place, and everyone has a purpose. And that includes the environment having a purpose, but also people. For me, as transition is more engaging with your community, building your community, and helping your community. Everybody cares about their community, so everybody has something to offer, and I love that inclusivity about it. So to me, that's what transition is about. E noi prima dell'estate abbiamo fatto un corso qui ad Ariccia per quelle persone, che appunto quei volontari che volevano impegnarsi effettivamente in questo movimento, perché è un movimento molto innovativo e la parte formativa è anche molto importante, tant'è che noi abbiamo iniziato contemporaneamente ad altri corsi a lavorare per esempio sulla permacultura, cioè l'agricoltura permanente, quell'agricoltura completamente naturale che è uno degli strumenti per la sostenibilità ambientale per il prossimo futuro. Però stiamo lavorando anche molto non solo alla tecnica, ma stiamo lavorando molto anche sulla capacità dei gruppi di organizzarsi. Really wanted to tap into the knowledge resources. I noticed that there was permaculture stuff on there, which is something that I was interested in, something that I wanted to start to integrate into urban areas. Transition was like a culmination of everything that I was interested in the one website. It's kind of tough to find other people like that. You know, I used to not think that there was anybody that was really interested in gardening, you know, my age. And Transition Pittsburgh and, you know, that website and everything associated with it has kind of showed me that there are people out there that, you know, are gardening, which was kind of, everything that we grow here is pretty much given away for free or donated to the food bank. People from the neighborhood also know that they're welcome to come here and pick fruits and vegetables whenever they feel like it. Perché una delle criticità più forti è proprio il fatto che quando finirà il petrolio, 40, tra 60 anni, quindi veramente a breve, noi dovremo imparare a lavorare meglio in gruppo. Perché? Perché molto meno i trasporti, ad esempio, non saranno così di facile utilizzo, perché adesso usiamo solo il petrolio. Quando però non ci sarà più, ci saranno altri mezzi che però non avranno la stessa capacità. Dovremo imparare a usare meno energia per fare queste cose, quindi ovviamente non potremo spostarci troppo e quindi dovremo lavorare con i vicini di casa, dovremo lavorare con le persone del nostro paese, cosa che abbiamo smesso di fare da un bel po' di anni, e quindi abbiamo dimenticato questa collaborazione che c'era una volta. E soprattutto abbiamo dimenticato alcuni saperi, come per esempio saper coltivare, saper riparare le cose, che invece diventeranno un futuro proprio dei cardini, perché non potremo più buttare, fare usa e getta, quindi tutte le cose andranno riparate. E tutte queste competenze che sono andate perdute, in qualche maniera dobbiamo riprenderle. Voi immaginate che l'uomo primitivo era in grado di fare tutti gli oggetti di uso quotidiano, no? La pietra puntita, li faceva tutti lui. We're at Kilburn Station on the Jubilee Line, and 4 months ago these beds were empty, and that's what gave us the idea of asking the tube, could we plant something here? And we specifically wanted fruit and vegetables to show people how easy it is to grow fruit and vegetables anywhere. We believe this is the only tube platform in London that's got fruit and vegetables growing on it, and even an apple tree. Part of the reason that we've got this plot in such a high profile place with 12,000 people coming. Uno dei principi, vedrete, del movimento dei Transition Town è che è vero che andiamo verso quello che può sembrare una crisi epocale, però vogliamo andarci divertendo.
cioè ci vogliamo festeggiare questa cosa, perché sarà sicuramente, appunto mi dicevo, un cambiamento epocale, però è anche l'occasione per riprendere la nostra umanità. How can a council best support the transition process rather than drive it? How can they embed an awareness of peak oil and the need to build resilience into the work that they do? And what do those two things look like when they come together? Nell'estate del 2008 ho tenuto il mio primo Transition Talk a Montereggio. Ho invitato una trentina di persone che pensavo potessero essere interessate, e quello che è successo dopo è che chi è intervenuto ha voluto venire. È stata un'esperienza che mi ha visto nella prima riunione rimanere veramente scioccato rispetto a quelle che erano le informazioni che ci venivano date. Diversi mesi più tardi eravamo tutti molto più consapevoli di quando avevamo cominciato. Qualcuno di noi ha pensato di proseguire il percorso all'interno del gruppo guida di Montereggio Città di Transizione. E altri, come Umberto e Daniele, hanno pensato di candidarsi alle elezioni per il Consiglio Comunale. Hanno vinto e adesso sono il sindaco e l'assessore all'ambiente. Il risultato è che ci siamo ritrovati con un consiglio al cui interno c'erano due persone molto molto consapevoli rispetto a tutte le tematiche della transizione. E anche gli altri avevano un'idea piuttosto chiara delle sfide che avremmo dovuto affrontare negli anni successivi. Allora, questo è uno degli strumenti, diciamo, forse tra i principali che usiamo nel gruppo di lavoro, ed è lo strumento del cerchio. Parlare in cerchio è una cosa quasi atavica, perché l'abbiamo visto in tutto il mondo, qualsiasi tribù parla in cerchio, e di solito quando si parla in cerchio si ascolta quello che sta parlando. Quindi non c'è, come invece siamo abituati spesso a fare in Italia, il battibecco. L'unica domanda che vi vogliamo fare è: questo video che cosa vi ha tirato fuori? Eventuali sogni, critiche, dubbi, se vi è piaciuto, non vi è piaciuto. Ecco, questo un po' è l'argomento della serata. Di solito nel cerchio c'è un facilitatore, che in questo caso sono io. Il facilitatore, se vi guarda così, significa che sta scadendo il tempo. Se vi guarda male, è proprio finito. Se poi prende qualcosa e prende la mira, significa che avete parlato troppo. Quindi in realtà noi lo usiamo in un altro concetto, cioè per noi la resilienza è la capacità di un sistema di rispondere positivamente ai cambiamenti. E noi dei cambiamenti in questi ultimi 10 anni ne abbiamo visti tanti: crisi economiche, problemi ambientali, guerre, e quindi sono cambiamenti forti. Tutta la crisi economica adesso è una cosa che ha messo a dura prova la resilienza delle nostre comunità, anzi in realtà la mancanza di resilienza, visto che non abbiamo sempre risposto positivamente. Quest'inverno, quando qui ai Castelli Romani c'è stata tanta neve e ha bloccato interi paesi, allora io lì la resilienza ce l'avevo proprio qui, no? Dicevo: guarda quanta poca resilienza abbiamo, tanta neve, così è tutto bloccato, energia elettrica, acqua, capacità di spostarsi, problemi medici, perché sono persone state isolate che non potevano fare le loro cure normali, non potevano andare, le farmacie erano vuote anche dei medicinali. Eppure ho visto cose positive, cioè ho visto persone che si davano da fare, andavi ad aiutare la persona che era bloccata, chi aveva magari dei mezzi tipo fuoristrada si metteva a disposizione, non tutti, però insomma qualcuno si metteva a disposizione, insomma cose positive. Essendo il primo gruppo guida della transizione del centro sud Italia, a noi fanno riferimento ormai gruppi anche lontani di Napoli o da altre parti che vogliono avere formazione e che vogliono. Quindi io e altri volontari ci rendiamo disponibili a fare il giro e ad aiutarvi a creare dei gruppi guida lì da voi.